Presidente Pollastrini, una serata splendida, molto semplice ma molto molto pregnante di contenuti e molto molto bella. Ma effettivamente penso che questa serata possa un pochino rappresentare quello che è l'atmosfera e lo spirito che stiamo vivendo come società, quindi c'è molto entusiasmo, c'è molta collaborazione, partecipazione, anche e soprattutto da parte di giovani, quindi alcune nuove leve non solo a livello calcistico ma anche a livello di organizzazione comunque si stanno dando da fare e stanno portando dei risultati. Questo. La cosa che colpisce è vedere questi bimbi già ben strutturati, ben allineati e soprattutto questa marea di volontari che li segue, perché ci va una passione direi infinita a fare un lavoro così. Beh, tanta passione, tanto tempo sicuramente. E devo dire che ci vuole anche magari una certa etica e filosofia morale alla quale noi comunque guardiamo, soprattutto per quanto riguarda i piccolini teniamo molto al fatto che gli istruttori siano, oltre che dei bravi tecnici, siano anche delle persone che sanno insegnare discipline ed educazione. Adesso parliamo un attimo di prima squadra perché non possiamo non parlarne. Grande salto dall'eccellenza alla Serie D, quest'anno una bellissima partenza. Parlavamo prima con l'allenatore che ci diceva che il traguardo è rimanere in categoria per quest'anno. Beh sì, assolutamente, adesso sono 4 partite, ci siamo messi un pochino in posizione di sicurezza, possiamo guardare qualcuno dall'alto e quindi affrontare i prossimi incontri con tranquillità. Beh, poi insomma vediamo. Una realtà come la vostra, che comunque aggrega giovani, è una realtà che socialmente aiuta proprio anche il tessuto della città, perché quanti ragazzi magari sarebbero sbandati fuori, invece trovando un campo di calcio e un luogo serio e positivo come il vostro riescono a vivere anche le loro passioni? Beh, direi che questa è una delle componenti principali, perché effettivamente è vero che c'è la prima squadra, le attenzioni sono rivolte a lei soprattutto, per carità, però penso che sia molto ben rappresentato in una serata come questa il nostro impegno proprio anche a livello sociale. Tanti bambini passano i pomeriggi qui, poi soprattutto questo campo è un campo in centro a Settimo che ha sempre comunque che è sempre servito come centro anche di aggregazione. Vengono qui i bambini, vengono i genitori, passano il pomeriggio, alcune ore il pomeriggio, e questo è un aspetto molto importante. Non dimentichiamo che questo è un campo di oratorio, nasce e comunque ci tengo a sottolineare che tuttora rimane come campo di oratorio.